Radio S, speciale Festival del Cinema di Cannes. A Cannes il corto Un sasso sul cuore di Giacomo Gianelli. Siamo qui con l'attrice Giulia Perelli. Sempre particolare la scelta di collaborare in un corto, anche vista la poca distribuzione che c'è in Italia e la poca attenzione. Cosa c'è stato in questa storia che ti ha portato a voler investire? Allora, sicuramente la voglia proprio di sperimentarmi in un personaggio, in un momento estremo della sua vita, perché praticamente dovevo interpretare una ragazza che perde la madre e che si trova in un momento che di Ching chiamerebbero l'attraversamento della grande acqua, cioè lo stare senza appigli, liquida, proprio in senso baumiano del termine, cioè senza una struttura. L'acqua non ha una forma sua, non ha una sua struttura, ma appunto come Sofia, che è la protagonista, perché perde la madre, che era il suo appiglio principale. Attraverso questo chiaramente ha una crescita, e però c'è questo momento di, io interpreto questo momento di vuoto, di assenza, ecco, direi che è un corto sull'assenza. Ci sono dei frame, per esempio, che me l'hanno fatto capire dopo, no? Questo, dopo aver, cioè, quando l'ho visto da spettatrice, ad esempio, mi viene in mente un momento in cui sono sola a casa perché appunto ho avuto già questa perdita della madre, e vado in cucina in un silenzio assordante, e a un certo punto esco, la macchina rimane fissa sulla cucina, che è vuota, e dà proprio il senso. È terribile vedere una scena, cioè, di una cucina vuota, ferma, in silenzio, senza nessuno che gli dà vita. È quello che c'era all'interno di questa ragazza, quindi insomma una sorta di metafora di quello che lei stava vivendo. Sì, 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 sia all'interno che appunto lo spazio intorno a sé, proprio come essere in mezzo al mare senza una roccia. E il testo come ti ha aiutato per questa parte così difficile comunque, perché comunque non è presa da un vissuto? Allora, intanto sì, ok, non è presa da un vissuto, perché mia madre per fortuna vive e vegeta, però penso che ci sono delle situazioni analoghe, no? Che attraversiamo nella vita, cioè già rendersi conto proprio nella nostra formazione, nella nostra crescita di quello che siamo, no? A volte abbiamo questi momenti di vuoto, quindi chiaramente mi sono riferita a quello. Nel testo, nella struttura, diciamo che ha una struttura un po' particolare, perché ci sono dei flashback o degli attacchi di panico prima, già quando perché ho dei sentori di quello che succederà. Non è tanto attraverso le parole, ecco. Diciamo che il testo, non c'è molto testo, c'è molto silenzio. Quindi mi sono dovuta basare più su un più introspettivo, mi sono dovuta basare più su mie emozioni, su un mio lasciarmi andare a questo, a varie situazioni. E sul set? Sul set, beh, è stato cosa dire? È stato molto veloce. Io ho cercato di essere più concentrata possibile, poi le situazioni sono queste, lo vedrai. Però insomma è spesso bello raccontare anche magari un episodio, no? Avvenuto sul set, che o ha aiutato la crescita del personaggio che poi si interpreta, o comunque è un momento di ilarità del vissuto. Sì, allora ti posso raccontare questo momento che forse mi fa capire delle cose. Ad esempio, c'è questo momento in cui io attraverso un mercato generale, l'abbiamo fatto proprio nel mercato, e io sono disperata da giorni, quindi ero insomma in un momento un po'... E le persone che non sapevano questa cosa, tutte si voltavano e mi chiedevano se avevo bisogno di aiuto, e io cercavo di mantenere la concentrazione, perché chiaramente dovevo fare i ciak così, e addirittura c'è anche chi si è arrabbiato, purtroppo: ma fatemi lavorare. Io ho detto: ma come, questo è il mio lavoro? Ma... e invece ecco. Radio S, speciale Festival del Cinema di Cannes.